Io bella gente, sono Capitan Carciofo e oggi farò una casa. Yeee, una casa! Sì, avete capito bene, una casa. Allora, vi faccio vedere lo che credo che la casa metterò a velocitatore perché comunque è una cosa un po' noiosa, quindi faccio vedere prima come fare un paio di cose. Allora, prendiamo il legno lavorato, le assi di legno e mettiamo una così, così. 1, 2, cioè 3 così e 3 così. E facciamo una porta. Sì, una porta. La mettiamo. Rompiamo questo. La mettiamo qui. Questa terra mi piace. Metto un po' di pietra. Mettiamo un po' di pietra. Comunque la casa non la farò qui, logicamente. La faccio sopra. Poi. Prendiamo, facciamo altro legno perché non basta questo. Facciamo così. Ehi. Così. Lasciamo solo il blocco al centro libero e facciamo una cassa, una chest, si chiama in Minecraft quella normale. Cioè in Minecraft in inglese. Dove la mettiamo? Mettiamo qui. Mettiamo la roba che non serve, tipo questi semi che per il momento non servono. Le piume, il filo, questa roba. Queste uova. La carne marcia può sempre servire, quindi ce la portiamo. Che più? Vabbè, la torcia si serve. E basta. Allora. Controlliamo che non ci sta qualcosa, che non ci sta nessuno. Che non voglio saltare in aria di nuovo. Ehi. Che è? Ui, sali. Shake. Ma è che è tutto distrutto. Vedendo, ma adesso ci facciamo una nuova casa. Molto più carina. Adesso piantiamo pure quest'albero. Pure questo. Uccidiamo questi polli. Servono degli alberi normali. Beh, di certo non posso trovarli nel deserto. Questa qui è la sabbia, questa qui è la clay, non so ora in italiano come si chiama. Sono abituato sempre a quello che lascio di sempre quella sempre inglese perché tanto che da molto tempo che gioco a quello là in inglese, quindi sono abituato più ai nomi inglesi che a quelli italiani. Allora, poi andiamo. Ora stop e ritorno fra poco, raccolgo delle. Ecco, sono ritornato e ho preso un po' di legno. Allora, quando trovate questi alberelli qui, questi cosi piccoli a terra, prendeteli e piantateli così. Allora, metteteli qui sotto. Abbiamo la carne marcia. Mi sono dimenticato di dirvelo. E cliccate col tasto destro così. No, se no poi siamo qui, li voglio mettere più vicino a casa, così non devo arrivare qua fuori. Ora uccidiamo quella mucca, che mi serve la pelle perché non posso morire, mi serve un'armatura assolutamente. Che non muoiono gli animali. Cattivi. Ecco qua. Dato pochissima roba. Ecco qui un'altra mucca.
Canna da zucchero. Insomma, manco io. Ma vabbè. Questa qui ora non ci serve. Però ci serve della sabbia, quindi questa qui è la sabbia, questa qui bianca, diciamo. State attenti a quando scavate, perché la sabbia non è come la pietra. Tipo, se fate così, la sabbia cade. Quindi potete rimanere sotto la sabbia e morire. Invece con la pietra, con la terra e gli altri materiali non succede. Quindi attenti a dove scavate. Ecco, appunto, attenti a dove scavate. Che cavolo. Poi vi farò vedere a cosa mi serve tutta questa sabbia. Adesso quante ne abbiamo? 29. Ce ne serve un altro po'. Sì, vabbè, non fa niente. Prendiamone quando più ne riusciamo a prendere. Beh, io ora taglio il video. Ah no, dimenticato di dirvi che guardate queste bollicine in basso a destra. Quelle la resistenza in acqua. Una volta che quelle bollicine finiscono, arrivano a zero, inizia, i punti vita iniziano a scendere. E quindi moriamo affogati. Bella morte, eh. Oh, muoviamoci ad andare a casa perché è notte. Non voglio saltare in aria per colpa di un creep. Non mi ricordo manco più dove è la casa. Un zombie. Attenzione. Ma attenzione sempre, eh. Cioè, quanti mostri che ci sono. Non voglio morire. Facciamo una cosa veloce, andiamo lì e poi scappiamo. Dovremmo andare di lì, se non sbaglio. Cioè, dove sta quello scheletro? Perfetto. Corriamo, sempre fatto vedere come si corre nel primo video. Corriamo più che possiamo. Dio, dei creeper. Tanta gente che ci sta. Vabbè, qua solo un ragnetto, prima che non fa male a nessuno. Dio, mi faccio male da solo, figurati il ragnetto. Beh, dormiamo. Ci sono dei mostri nelle vicinanze, quindi non possiamo dormire, va bene. Comunque, mettiamo la sabbia qui nella fornace e mettiamo del carbone sotto. Visto a cosa serviva, la sabbia serviva, eh? Dai, caricati. A fare blocchi di vetro per fare una bella casa. Ora aspetto che si cuociano tutti. Ciao a tutti, sto aspettando, ma ci vuole un bel po' di tempo per fare tutto, cuocere tutta la sabbia. Beh, sto finendo il carbone, ne mettiamo altri due. E allora, vorrei far vedere come fare, tipo, allora, guardate qui. Vedete che il vetro è così a quadretti, vabbè, ve lo faccio vedere, anche se il vetro non è come gli altri blocchi, che quando si spacca il vetro lo perdiamo. I vetri sono così a cubetti, però tipo a fare le finestre con questi vetri fa un po' brutto, quindi beh, distruggiamolo. Quindi andiamo nella crafting table. Mettiamo uno così, uno così, uno così, 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 così. E facciamo il pannello di vetro. Tanti pannelli di vetro. Sto preparando, in questo video preparo gli occorrenti per la casa e nel prossimo farò la casa vera e propria. Allora, poi vi volevo far vedere anche come craftarci un'armatura. Ora non abbiamo molta pelle, però possiamo almeno farci qualcosina, credo. Il cappello non ce la faccia, il cappello, il copricapo non ce la facciamo.
possiamo farci delle scarpe, sì, degli stivali. Così, messi due così e due così. E facciamo gli stivali di cuoio. Mettiamo, premiamo E. E lo portiamo qui. Adesso abbiamo questi stivali di cuoio. Guardate. Momento. Comunque per fare questo che ho fatto io, per cambiare la visuale, basta premere F5. Vediamo se ci fa dormire. Quali mostri nelle vicinanze? Quali? Mi ci esplode un creeper in faccia. Eccolo là, quello è il mostro nelle vicinanze. Così. Ah, venite qui che vi uccido, dai, vieni pure tu, dai. Vieni pure tu, dove sei? Ah, vieni qua. Vediamo se ci fa dormire. Chiudiamo sempre la porta prima di dormire, se no ci trova una bella sorpresina al mattino. E ci fa dormire. Perfetto. Buongiorno. Sento questo rumore che al mattino con la luce del sole molti mostri crepano. Muoiono. Allora, mettiamo questi 15. Facciamo un altro paio dei pannelli solari, di vetro. Maledetta tecnica pacco che mi confonde solo le idee. Mettiamo questi pannelli di vetro qua. Ok, 64 credo che basta. Aspettiamo un altro po'. Beh, apro. Spero un creeper, no, un creeper no. Perfetto, niente creeper. Intanto mi prendo sto blocco. Perfetto. E volevo piantare degli alberelli perché nel prossimo video farò la casa e quindi mi serve un bel po' di legno. La casa posso anche farla di fango, però diciamo di legno è più bella come estetica. I blocchi, i semi ve l'ho detto, si piazzano con il tasto destro. Poi più avanti farò vedere pure, farò pure una piantagione di come di grano. Come ho fatto certo non farò la farm come ho fatto nel tutorial, che ci vogliono molti materiali, però farò giusto un ottimo un creeper. Farò giusto un campo piccolo. Avviciniamoci piano piano e poi uccidiamo. Cosa? Non muore. È buggato. Ti ho liberato, che tu non mi devi scoppiare in faccia, mi hai capito? Oddio, no. Ho messo difficoltà difficile. Fa normale, sì. Che è normale per farvi vedere tutto. Per farvi vedere come si gioca, normale è meglio. Vediamo se mi fa uccidere le altre cose. Tipo, vediamo questo ragno. Sì, il ragno sì, me lo fa uccidere. Oh, oh, oh. Mettiamo un po' di ossa. Le ossa ci serviranno come fertilizzante. La carne marcia invece serve per mangiare quando siamo a corto della carne, quella là normale. Guardate. Guardate qui. Ci sazia ma fa un brutto effetto perché mangiamo comunque carne marcia, quella che mangiamo. Cerco di uccidere questo qui. Dov'è il creeper? Ehi. Ah, ecco. Non scoppiare. No, l'ho ucciso il creeper col 360. Un momento. No.
lì. Già sali. Sali, Cudardo. Andiamo. Via, via. Perfetto. Comunque aspetto che crescano gli alberi nel prossimo video. Comunque gli alberi non c'è bisogno di fare niente, dovete solo aspettare che crescano, e crescono solo di giorno, di notte no. A meno che noi gli piazziamo delle torce vicino, così. Vabbè, ora questo video chiudo perché sennò non posso fare video troppo lunghi, perché comunque ci mette un bel po' a renderizzarli e a caricarli, perché comunque li faccio in 1080p. Quindi, per favore, guardate il video in 1080p, perché comunque ci metto fatica per farlo. E niente. Ciao a tutti da Capitan Carciofo.